Yes. Bene ragazzi, sono qui con Niccolò Ronchi, classe 1985, giusto? Lui è Ormai andiamo per i 40. Bene. No, ma il problema poi si risolve semplicemente come fa Barbara D'Urso, sparandoti poi i faraglioni. Scherzo, tra l'altro volevo ricordare come, aspetta, accendo la luce, si vede un attimino meglio, come ci siamo conosciuti, anzi come ti ho conosciuto, ti avevo visto in Italia's Got Talent, Oh mio Dio, quell'esperienza lì, tirando veramente fuori il peggio del peggio. ma lì com'è che ti era venuto in mente di dire vado a fare questo provino, presumo che hai fatto, no? Ma no, in realtà non è andata esattamente così. Allora, io all'epoca tramite un contatto scrivevo qualche musica per Mediaset, hanno questo grande, enorme database. Dal quale attingono per trarre spezzoni musicali che va per la pubblicità, per qualsiasi cosa, per le fiction, per qualsiasi cosa. E quindi un contatto mi chiese direttamente di provare ad andare. No, poi feci, diciamo, questa sorta di selezioni, anche se le cose non andarono come io credevo, perché l'intenzione era di andare, di suonare. Vabbè, come conosci la trascrizione della Marsala Turca di Volodos? Ma devo veramente raccontarti questa storia imbarazzante? Sì, no, è bellissima. No, riassumendo perché la storia è lunga. Praticamente all'epoca stavo con questa ragazza non problematica, insomma, l'ho amata tantissimo, però una relazione un po' complicata. E praticamente, nonostante la barba molto lunga, avevo tre segni di graffi tipo. Sei tipo zampata di un leone sulla guancia dopo un litigio furioso, nel quale le avevo prese malamente, ovviamente, guai a me ad alzare le mani. E quindi, diciamo, gli addetti alla selezione vennero un po'. Suonai la marcia alla turca, dopodiché vennero, diciamo, incuriositi da questi tre graffi, mi chiesero, dissi il fattaccio, e a quel punto mi chiesero se avessi mai composto qualcosa per la mia ex ragazza. Così era, così vollero sentire il brano, e insomma, praticamente alla fine mi proposero di partecipare suonando questo, diciamo, mia composizione, chiamarla composizione è un parolone, insomma, di questo mio brano easy listening e di piacevole ascolto. E poi l'esperienza fu divertente, allo stesso tempo un po' sconcertante, perché diciamo che ottenni il numero di sì sufficienti per passare alle semifinali, se non che venni chiamato dalla redazione e mi dissero che per proseguire il programma avrei dovuto portare con me sul palco la mia ex ragazza e baciarla in diretta a mo' di ricongiungimento. Io ovviamente non volli e niente, quindi la mia esperienza finì in quel No, modo. non ci No, posso credere. mia trionfante Che partecipazione. storia, che storia. Tra l'altro, Non cioè. ha nulla a che vedere con me in realtà quella cosa, fu una cosa che feci per divertimento fondamentalmente. Certo. E tra l'altro non ebbe neppure l'occasione di suonare e di fare quello quale eventualmente avrei voluto partecipare. No, no, peccato, secondo me è stato stupido da parte loro chiederti questo perché comunque c'è la marcia turca, poi in quella versione lì, e quindi è un pezzo che comunque conoscono tutti, virtuosistico, secondo me avrebbe comunque avuto molti apprezzamenti a parte anche del grande pubblico, no? Sì, ma guarda, se devo essere sincero, adesso ripeto, non è l'argomento della nostra intervista. Io ho sempre guardato pochissima TV e anche all'epoca, anche adesso. C'è da dire che dopo aver fatto quell'esperienza ne guardo ancora meno perché, credimi, la componente della finzione cioè, nel senso che la cosa tipica era che loro ci chiedessero espressamente di fare delle cose per filmarsi in quei contesti, cioè prendi il tuo trolley, cammina col trolley ed esci.
Oppure fai finta di tamburellare con le mani come se tu fossi immerso nei pensieri, cioè, tutta una serie di No, scemi. no, no, certo. Quindi ecco, di spontaneo c'è ben poco, tant'è che poi anche il montaggio che fecero della mia performance, preso, attaccato, anche quello, feci pure la figura del fesso perché sembrava un pesce lesso sul palco ad implorare questa mia ex ragazza a tornare con me, cosa non era, perché loro presero alcuni pezzi delle mie frasi, li staccarono dal contesto, li ritaccarono ad altre, alla Sì. fine. No, no, fanno quello che vogliono col montaggio, veramente. Cioè, possono far vedere anche, magari prendono la faccia del giudice che sta facendo uno sbadiglio e la mettono nella tua esecuzione. Addirittura, credimi, so che presero spezzoni di commenti dei giudici su altre esibizioni e li misero, cioè proprio un delirio. Fanno quello che vogliono. Però vabbè, insomma, Vabbè, per fortuna che ci sono. non, dal punto di vista professionale, devo dire che non mi ha dato veramente nulla quell'esperienza. Immaginavo, immaginavo. Proprio. Sai, ho comunque questo compact disc che contiene queste mie tracce, ma ne ho vendute molte, ho venduto molte CD, ma non grazie a... Ma del resto so che anche i vincitori non combinano nulla, per cui... No, no, certo. Da un punto di vista è meglio così perché ti fanno firmare una marea di documenti, praticamente qualora uno vincesse diventa di proprietà di Mediaset e quindi non è... Meglio Certo. così, non è. No, 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 beh, comunque sono esperienze, sono divertenti, no? E poi, cioè, penso che comunque rivedersi su Canale 5 sia sempre. Le cose dici, io sì, ho fatto anche quello. Esatto, No? tra le tante cavolate. Esatto. Ok. Niente, dai, passiamo invece a cose un po' più serie. L'altro giorno ci siamo sentiti su WhatsApp e mi dici, io non lo sapevo, io pensavo che eri ancora in America. E dici, ah, sono il conservatorio di Taranto. Ma allora, io innanzitutto non ho mai vissuto in America, cioè ci vado tuttora spesso e sì, ecco, qualche anno fa diciamo ho passato periodi molto lunghi, ma del resto come faccio adesso ogni tanto. Ok. Da un anno ho questa cattedra ufficiale al Conservatorio di Taranto, sì, un po' più di un anno, è una nuova esperienza che mi piace molto, devo dire che mi sta anche servendo. Mi sta anche servendo in realtà per la mia attività concertistica, perché mi sono reso conto che allora, sono 2 o 3 anni che mi capitava di fare masterclass in giro per il mondo, però sai, una masterclass è una masterclass, tu ci concentri in poche ore, mentre avere cadenza quasi settimanale, ogni tanto sai, comunque ho comunque le mie tournée, i miei concerti, però ecco, mi ha aiutato molto perché in qualche modo ho dovuto destrutturare ciò che faccio per riuscire ad insegnarlo. Ok. E quindi tante idee, tante sorta di regole che in qualche modo io applicavo in modo automatico. Nel momento in cui ho dovuto insegnarlo, ho dovuto veramente, come dire, standardizzare, fare una sorta di profilo del buon pianista per poterlo insegnare meglio e mi è servito molto. Una bella esperienza, cioè bella esperienza, mi auguro di proseguire, lavoro con ragazzi in realtà che a volte hanno quasi la mia età, Eh sì, perché quello è la cosa. ragazzi anche del biennio e del triennio, questi nuovi corsi dell'alta formazione artistica musicale, però ecco, insomma, ho un bel rapporto con i miei studenti. Ed è una bella esperienza. Ecco, poi ripeto, devo dire anche che ho trovato un direttore, il maestro Gabriele Maggi, che è un santo, perché prima di accettare gli dissi della mia situazione, del fatto che comunque ho frequenti concerti, mi diede la sua flessibilità e quindi io veramente mi impegno al massimo per garantire la mia presenza costante, cerco di recuperare ogni lezione che salto, però ad esempio tra 10 giorni devo partire per il sud-est asiatico di nuovo, 20 giorni sarò in tournée tra Singapore, Malesia, Indonesia e quindi ecco, i ragazzi dovranno fare a meno di me. Però sì, insomma, non è No, male.
Però penso veramente che per i ragazzi sia innanzitutto una cosa bellissima avere più o meno un coetaneo, anziché magari avere il professore vecchio stile, vecchio modo di insegnamento, in cui non puoi fare una battuta, se gli dici un termine moderno non lo capisce, e quindi avere un ragazzo, diciamo, più o meno della proprietà, che è sicuramente molto molto competente. E poi, siccome l'ho vissuta anch'io da allievo questa esperienza, quando hai un professore di cui te ne vanti, dici, cavolo, il mio maestro fa concerti in giro per il mondo, di qua, di là, anche se magari quella settimana non fai lezione, appunto, perché il tuo maestro non c'è, comunque ne sei fiero e sei ancora più motivato, dici, cavolo, sono seguito da uno che No, stimo, ammiro e... la cosa divertente, adesso è un'intervista informale, la cosa divertente, un po' folle, è che alcuni di questi ragazzi che ho incontrato, io non sono molto attivo su YouTube per niente, purtroppo anche sul mio canale, che poi ovviamente di cui ti lascerò l'indirizzo, su Facebook lo ero una volta, ma ultimamente pochissimo, invece sono molto 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 attivo su Instagram. E diciamo che sto provando a creare una bella famiglia e quindi la cosa un po' folle è che alcuni dei ragazzi che poi ho incontrato a Taranto mi seguivano su Instagram e alcuni addirittura, tant'è che mi sono sentito un po' a disagio, hanno chiesto di cambiare professore quando sono arrivato, quindi hanno lasciato magari i vecchi professori storici per venire a Ce la studiare con me. fa È stato un po', ecco, mi sono sentito un po' a disagio all'inizio, e anche perché io su Instagram ovviamente pubblico una marea di contenuti musicali, video, dietro le scene, cioè, come si dice in italiano, behind the scene, comunque dietro le scene, Sì, e un sacco di cose ovviamente inerenti alla musica. Ma pubblico di fatto anche la mia vita quotidiana, quindi ogni tanto ci sono situazioni di me assurde in cui ballo in pigiama, cantando i puffi e cose del genere. Capisci? Quindi adesso avere gli stessi ragazzi che li hanno visti in contesti assurdi e trovarmi come miei, come dire, studenti universitari, di fatto è stata una cosa un po' folle. certo. Certo, però penso che sia... Posso diventare molto cattivo molto rapidamente. Finché c'è da scherzare, si scherza. Quando c'è da fare musica al meglio, ecco, insomma, su quello non ci piove, ecco. Certo, senza dubbio. No, no, infatti è chiaro, fai benissimo a mettere bene in chiaro le cose, però penso che proprio la forza dei social oggi sia il fatto che la gente ti possa vedere anche nella tua normalità. Cioè, non è detto che tu nelle foto devi essere sempre... col sorriso, sempre al pianoforte, perché sei un pianista e non puoi fare altro per gli altri, non puoi esprimere i tuoi giudizi su altre cose. Quindi, appunto, se ti vedono in pigiama mentre appunto balli o canti, mentre coccoli il tuo cane, eccetera, penso che esci ancora fuori di più la tua persona e quello che sei veramente, penso che sia apprezzato sempre di più Se questo. ti dico che mi hanno visto in situazioni assurde, quindi il che è tutto dire. Ma adesso mi devi togliere la curiosità. Quando appunto questi studenti che magari ti seguivano online, poi ti hanno incontrato dal vivo, ti hanno detto questa frase che quando succede nel mio caso me la dicono sempre, sei come dai video oppure sei come nelle foto. Non te l'ha mai detto Sì. No, la cosa un po' sempre particolare, vabbè, lo saprei tu ancora meglio, è che spessissimo mi capita di incontrare persone che sanno un sacco di cose su di me, e tu non di loro. dettagli, cioè che sanno di che colore ho le scarpe, ho un sacco, veramente un sacco di dettagli di me, e io chiaramente, tra l'altro io comunque, anche perché ci tengo molto, cerco sempre di rispondere, di essere. Ma ad esempio su Instagram penso di avere circa 2000 messaggi arretrati a cui no, ancora risponderò con calma. E quindi ovviamente io cerco di rispondere, ma poi è anche difficile memorizzare la singola persona. Certo, associare quell'immagine profilo piccola così. Sono Marco di Pisa. Ciao Ah, Marco di sì, Pisa. ciao. No, in realtà no, con tanti ho un rapporto anche vicino, li considero proprio degli amici. A volte è capitato di conoscere prima delle persone online e poi di incontrare di persona e da lì si sono sviluppate delle amicizie incredibili. Quindi insomma, è bello questo
questi social danno, tolgono molto da un lato, ma danno anche moltissimo, quindi... Sì. E, ecco, rimaniamo in ambito social. Dal punto di vista lavorativo, i social ti sono stati utili secondo te per avere qualche ingaggio o qualcosa in più? Allora, dipende molto. Ad esempio, personalmente, da Facebook non ho mai avuto grandi cose, se devo essere sincero. È un po' come se fosse una comunità di amici, chiaramente, però è sempre quella, sempre quella. Le persone non si trovano per passioni comune, per condivisione di... quindi è strutturato in quel modo. Mentre devo dire che da Instagram ho avuto veramente... ho sviluppato molte amicizie e anche moltissimo lavoro, devo dire. Soprattutto da Instagram, veramente molto lavoro. Probabilmente attualmente il 50% dei miei concerti nascono da Instagram. Questo è un dato molto, molto, molto importante alla faccia di chi oggi pensa che, non so, sento ancora frasi. Christian, non so, si apre un argomento infinito. Nel senso, io penso, lo stesso Instagram, sai, io non è che abbia questi grandi numeri, cioè mi sto avvicinando ai 20.000 followers, che non sono pochi, ma non sono numeri stratosferici su Instagram. Credimi, ci sono musicisti, pianisti che ne hanno molto di più, 5, 6, 10 volte tanto, e non fanno mezzo concerto. Hai ragione, ma il problema, sai qual è? Questo lo dico sempre, non importano tanto i numeri quanto si chiama il tasso di conversione, cioè appunto se il tuo scopo è di farti renderti visibile su Instagram per avere concerti, se ti seguono in 100 e fai 5 concerti è un buon risultato, chiaro, se ti seguono in 100.000 e fai 5 concerti è un pessimo risultato. Quindi dipende anche in che modo coltivi il tuo canale, il tuo profilo, la tua pagina, perché dipende tutto da lì. Ci sono anche su Facebook un sacco di pagine con migliaia di follower, però è chiaro che se tu pubblichi solo cavolate, coltivi e cresce su quella pagina solo gente interessata alle cavolate, non è interessata a venire a sentirti suonare. Quindi dipende anche il modo in cui tu decidi di gestire poi la tua pagina. Credo anche che in qualche modo gli organizzatori, allora devo dire che gli organizzatori sicuramente hanno un occhio di riguardo oggi più che mai ai numeri, che anche nel caso dei musicisti, guarda, io ti dico ahimè, perché nel senso io non saprei bene come descrivermi, nel senso che nella mia vita musicale c'è stato un prima e un dopo. Allora, il Niccolò di prima era veramente allergico a tutto ciò, ma fortemente allergico, credimi, nel senso che ricordo quando arrivò Facebook, io addirittura non volevo pubblicare neppure la semplice foto del profilo, perché dicevo, ma pensavo che dietro una fotografia ci fosse comunque un'emozione vissuta in un determinato contesto o con una persona, e non capivo veramente la ragione per la quale dovessi condividere quell'emozione intima con dei perfetti sconosciuti. E quindi non accettavo questa cosa, oltre al fatto che devo dire i social sono meravigliosi, ma diventano anche una forma di lavoro a tutti gli effetti, nel senso che non è come tante persone credono che sia, cioè nel senso anche il pubblicare contenuti con una certa frequenza impegna una certa dose di lavoro. Quando ero più giovane e studiavo a ritmi forsennati, era una cosa che non avrei mai accennato, il fermare i miei studi per fare il video, sì, per quanto magari bello, simpatico, divertente. Cioè io da giovane
11 ore, 11 ore, 11 ore, 11 ore, 11 ore. La sera mi registravo ogni giorno, mi riascoltavo ogni giorno per vedere cosa fosse migliorato, cosa no, e il giorno dopo di nuovo 11 ore, 11 ore, e quella è stata la mia vita, e non per un mese o due, per anni. E sinceramente non sarei il musicista che sono adesso se avessi cercato fin da subito di dire di avere solo visibilità, perché sono d'accordo. In un certo senso credo che il motivo per cui, nonostante non abbia numeri eclatanti, sia chiamato ad avere molti concerti è perché comunque penso che si senta la qualità, ecco. Certo, c'è dietro una formazione artistica importante. Quindi non è solo chiaro. La visibilità dovuta al fatto, cioè, ci sono tantissime componenti, adesso non voglio risultare antipatico, ci sono musicisti che riescono ad avere un seguito enorme perché pubblicano un sacco di video nei quali suonano insieme a dei cagnolini. Certo. Amo i cagnolini, però ecco, effettivamente io da organizzatore posso anche vedere 200.000 utenti iscritti, perché certo. Però io da organizzatore penso capirei. Poi ci sono anche gli organizzatori che chiamano semplicemente per i numeri, perché purtroppo al giorno d'oggi anche la musica classica è diventata una sorta di industria. È terribile da dire, io non amo affatto questo aspetto, proprio per niente ne sono allergico, non è quello che mi ha spinto a impegnarmi così tanto su questi 88 tasti, non è stato quello. Certo. Però purtroppo lo è, e quindi ecco, c'è il Niccolò, quello un po' reazionario, quello che non ha aperto il cambiamento, che così è stato fino a età avanzata, devo dire, fino ai 24, 25, 26 anni. E ripeto, e grazie al cielo c'è stato, perché altrimenti non sarei contento. E poi c'è il Niccolò invece al giorno d'oggi che... Ma allora, a parte che adesso sono in una fase un po' particolare della mia vita, nel senso che... Adesso non so quanto vale la pena andare sul personale, però intendo dire il Niccolò di adesso è ben diverso. Uno perché la vita del musicista adulto è ben diversa di quella del musicista studente, innanzitutto. E quindi effettivamente quando mi alzavo e suonavo veramente 10-11 ore tutti i giorni, dalla mattina, 11 ore non hai molto agio per fare altro. Dalla mattina a notte, fondamentalmente, è perché effettivamente non avevo nient'altro da fare, cioè mi mantenevo già partecipando a quanti più concorsi pianistici internazionali, cercando di vincere quante più borse di studio possibili. Certo. Però ecco, non avevo altre necessità. Però uscivi, scusa, ti interrompo, uscivi da quelle giornate felice perché sentivi di aver fatto il tuo dovere, cioè. Penso che sentivi questa cosa dentro di te. Oh, anche oggi. Guarda, ti dico, ripeto, è un mondo strano. No, ne ero molto contento. Ne ero veramente. Da un lato ero molto. È stata una scuola di vita. Sì. È stata una scuola di vita, nel senso che. Sai, io sono stato anche un po' sfortunato perché non ho cominciato con degli insegnanti veramente. Di un certo livello, e nonostante avessi magari una facilità, non mi considero una persona talentuosa per niente, veramente, però forse fin da subito ho avuto una facilità agli aspetti legati alla velocità, sai, poi non so se sia stato perché una mia predisposizione o perché sono cresciuto a pane e cerni. Sai, quello poi sarebbe da indagare, però ecco, insomma, avevo questa facilità nel suonare rapido, ma non qualitativamente come si deve. E quindi poi mi sono ritrovato a un certo punto, verso 18,
17, sì, 17-18 anni, quando in realtà ero già diplomato con 10 lode e tutto il resto, quindi teoricamente già, quando mi sono scontrato con la realtà che per suonare veramente bene bisogna confrontarsi a livello internazionale e con il meglio del meglio del meglio, e lì la selezione diventa serrata e direi al limite del brutale. E quindi ho avuto poi la fortuna di lavorare invece con dei maestri che via via hanno alzato l'asticella, tra tutti, vabbè, tra i vari Franco Scala, Vincenzo Balzani e diversi altri. Sicuramente quello che più di tutti a quell'epoca mi ha stravolto la vita è stato Leonid Margarius, che è un maestro ucraino che ha studiato con la sorella di Horowitz, non so se tu sai questo fatto. No, lo Ha studiato con la sorella di Horowitz, che pare fosse ancora meglio di Horowitz, tant'è che Horowitz era ossessionato dal suo parere e prima di pubblicare qualsiasi CD li mandava a sua sorella perché li verificasse. E questo maestro mi ha stravolto l'esistenza, perché innanzitutto perché ho cambiato completamente proprio l'approccio fisico alla tastiera, e lì io ho sempre studiato tanto, ma a quel punto veramente mi sono chiuso in una stanza 11 ore al giorno e studiando solo al rallentatore 11 ore al giorno, mi sono rimesso, diciamo, in sesto, anche se ripeto, magari sì, dire rimesso in sesto sembra un po' esagerato, No, però no, certo. cioè, ripeto, ero già diplomato con 10 lode, vincevo già concorsi, però ecco, mi ha stravolto l'esistenza e ho Secondo fatto. te in cosa consisteva? Forse è difficile dirlo in poche parole, ma quel passo in più, quello step in più, che cosa ti limitava, se riesci a dirlo, se si può trovare la formula, cioè, chiamiamola così. Ma allora, due cose. Uno, l'approccio fisico alla tastiera. Ok. Cioè adesso non vorrei andare nei tecnicismi, ma ultimamente do tantissime masterclass in giro in poi tutto il mondo, ed effettivamente, cioè, incontro a volte letteralmente centinaia di ragazzi. E ad esempio, incontrare pianisti, soprattutto giovani, che massaggino la tastiera nel vero senso della parola, con ogni singolo dito massaggiando e scaricando il peso alla russa, diciamo così, non ce ne sono. Cioè sono pochissimi, perché non è un approccio naturale alla tastiera, è innaturale. Però il problema è che si produce una qualità di suono diverso. Certo. Si ha un minor controllo e si produce una qualità del suono diverso. Non è assolutamente vero che basta schiacciare i tasti del pianoforte e la qualità e i suoni escono da sé. È proprio, no, non funziona così. E quindi sicuramente ho dovuto lavorare ripartendo da capo proprio l'approccio fisico alla tastiera. E poi alcuni macro concetti, anche questi tipici della scuola pianistica russa, che hanno a che fare con l'idea del canto, nel senso che una buona fetta della scuola pianistica russa praticamente ha tra i precetti principali il fatto che il pianista, nonostante possa appunto schiacciare un tasto ed ottenere un suono, debba schiacciare i suddetti tasti cercando ogni nanosecondo di imitare quello che farebbe un cantante, anche quando si suona uno studio trascendentale di Liszt, anche quando si suonano 15 note al secondo con una singola mano, comunque ogni singola nota deve essere, e tasto deve essere toccato come se stessimo cantando. E i cantanti, per ragioni fisiche, fanno delle cose Certo. di cui noi non abbiamo necessità perché ci basta toccare, ma i cantanti, a seconda dell'intervallo più o meno ampio, devono intonare, gli servono dei microsecondi in più e meno per intonare. Ad esempio, tutte le note più in alto e più in basso arrotondano il suono. Quindi, cioè, sono tutte cose che uno applica anche nelle sonatine di Clementi tranquillamente. Ed ecco, quindi, ecco, insomma, diciamo che sia la parte fisica, ma anche quella
del macro argomento mi hanno proprio cambiato e poi tutto ciò feci la selezione per l'Accademia di Santa Cecilia a Roma col maestro Lupo e quella è un'altra persona, un altro maestro eccezionale che mi ha dato moltissimo, anche perché mi ha aperto un po' la visuale riguardo, nel senso che sai, la scuola pianistica russa io penso che sia forse addirittura la migliore al mondo, cioè nel senso basti vedere nel Novecento la percentuale di musicisti russo-ebrei, soprattutto russo-ebrei, cioè tutti, penso, sono quasi tutti di origine russo-ebrea, quasi tutti, hanno, un po' come per gli scacchi, per il balletto, hanno una tradizione secolare, nel vero senso della parola. Però ecco, al contempo mi rendo anche conto che sono una sorta di setta che rasentano il fanatismo. Certo. Quindi io stesso, ad esempio, penso che, ad esempio, forse Debussy non si sposi perfettamente con la scuola pianistica russica in cui tutto è cesellato, in cui tutto è esattamente chiaro, pronunciato perfettamente. Quindi il lavorare con Lupo, che oltre ad essere un grandissimo didatta, è un concertista internazionale, ha un po' stemperato certi fanatismi che erano diventati anche miei e mi ha dato una sorta di libertà che poi io in qualche modo provo a gestire, nel senso, certo. Insomma, è un po' complicato. No, 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 però hai reso molto bene l'idea. Senti, Nicolò, con due C, scusa, ogni tanto lo pronuncio con una, ma con due C. Tornando nel tuo primo periodo, no? Fino ai 24, 25, 26 anni, dove, no, scusami, forse anche prima, dove studiavi comunque, avevi solo da studiare, mi dicevi, dove trovavi la forza, la voglia, la costanza di fare tutto il giorno pianoforte, cioè, e come distribuisci poi il tuo studio in 11 ore? Perché mi rendo conto che dopo che hai fatto un'ora di tecnica, un'ora di scale, un'ora di Bach, cioè, come lo passi il resto del tempo? Per me, che non ho mai fatto più di 4 ore in una seduta in un giorno, non riesco veramente a immaginarlo. Quindi te lo chiedo. Ma allora, se facciamo delle domande molto complesse, che è un po' sono un po' difficili da riassumere in pochi. Allora, la motivazione, non so, io fin da piccolo sono stato molto motivato, in generale, non solo riguardo al pianoforte. È un mio problema che sfocia anche in altri aspetti, ad esempio, della vita, Ma quindi, non. nel senso che tendi alla perfezione, in quel senso lì, che vuoi eccellere nelle cose che fai? Sì, ma ripeto, penso che sia una. Sai, dire eccellere sembra quasi un qualcosa che abbia a che fare con la vanità. Ma ad esempio, se io c'è una macchiolina e non viene via, io potrei stare anche un quarto d'ora finché non viene via. E Ok, capisco. nessuno saprà mai che ho tirato via la macchiolina. Certo. Quindi, no, io sono sempre stato motivato in tutto, ripeto, penso anche che sia abbastanza casuale se io sia diventato un musicista. Non sono sicuro di averlo scelto io, adesso ti verrà da ridere, nel senso che la verità è che era la grande passione dei miei genitori. Poi loro mi hanno messo, siccome tendo a essere, per l'amore del cielo, io amo la musica, Certo. però ci sono, cioè, amo la musica, però credo che quel che renda bella la musica sia il grado di profondità con cui la si fa, in un certo senso. Cioè, so che sembra sciocco, ma per fare un parallelo un po' terra-terra, noi amiamo magari vedere giocare il Real Madrid contro il Barcellona, magari andare a vedere una partitella di persone che non azzeccano mezzo passaggio, ci stufiamo anche più rapidamente. Quindi in ogni cosa che si fa c'è una componente ovviamente immediata
che ha a che fare con la piacevolezza del fare musica, del sentire i suoni, del nutrirsi dei suoni. Ma quello che mi fa andare fuori di testa è quel livello alto. E questo in ogni settore, tant'è che io nel mio percorso ho tratto ispirazione da quelli che sono i miei idoli musicali, chiaramente, che mi hanno ispirato e ascoltando loro sono sempre stato spronato a cercare di far meglio, ma io traggo esattamente lo stesso tipo di ispirazione anche da i Roger Federer, i Kobe Bryant, i Michael Phelps di nuoto, dai grandi matematici, dai grandi architetti, veramente traggo ispirazione da tutto ciò che mi emoziona e anche che mi sprona in qualche modo a fare un percorso, ecco, di ricerca. Certo. Anche perché quando senti parlare questi personaggi, vuoi che siano appunto nel campo delle arti, nel campo dello sport, nel campo anche dell'imprenditoria, quasi in tutti i settori, quando li senti parlare si notano delle affinità che fanno sconcertanti, nel senso che noti persone che hanno la stessa forma mentis, semplicemente si sono applicate in settori diversi e hanno ottenuto risultati eccellenti. Cioè, adesso forse dirò un'eresia, ma la psicologia di Cristiano Ronaldo forse non è così diversa da quella di un Richter. Ripeto, No, 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 sì, no. No, adesso sembra una, detto, no, no, però non c'è da scandalizzarsi. sono, ecco, quella forza motrice interiore che li spinge, penso che sia simile, sia frutto Sono d'accordo. La stessa scintilla, ecco. Sono totalmente d'accordo. Non so se conosci per caso, è in un altro ambito, un certo Alfio Bardolla. Certo? Alfio Bardolla, No, non lo... no, è un coach che lui parla sempre di finanza, eccetera. E, beh, lo conosco sia direttamente che indirettamente. Beh, lui fa corsi di formazione per investire sugli immobili, eccetera, eccetera. E il fratello di un pianista che conosco, il fratello era trombettista, quindi un musicista che anche lui studiava tutto il giorno, eh. Che tra l'altro questo fratello qui che era trombettista ha imparato a suonare il pianoforte bene, tipo in un anno e mezzo, ma cioè, viaggiava, quindi cioè, era uno che quando si metteva anche lui otteneva risultati. Insomma, questo qui a un certo punto ha preso schiripizzo di imparare ad investire negli immobili, imparare a fare trading, eccetera, e si è messo... Cambiamo argomento, Cristian, te lo dico subito. si è messo con la stessa passione a... E ha ottenuto risultati, è diventato il secondo, e serio, cioè Alfio Bardolla è diventato il suo secondo, è diventato il fratello di questo pianista che conosco, e Alfio Bardolla sempre nelle sue interviste dice: perché io mi trovo benissimo con i musicisti? Perché i musicisti hanno quella cosa che molte altre persone non hanno, di costanza, applicarmi tutti i giorni, anche se non vedo il risultato immediatamente sul brano, mi applico, lo faccio, lo studio. E alla fine penso che sia la stessa cosa di cui parlavi tu, no? Sì. Ripeto, Quindi... è quello che ti dicevo, io penso che sia abbastanza casuale che sia diventato un musicista. Amo profondamente la musica, ci sono alcuni aspetti che non mi convincono del tutto, pur amandola totalmente, davvero, ma ci sono molti, soprattutto nella carriera del musicista classico, ci sono alcuni aspetti che tuttora mi, diciamo, qualche fantasma, qualche nuvola scura che si... E guarda, di solito tutti, quando dico questa cosa, tutti pensano che sia legata al fatto di quanto sia difficile vivere essendo un musicista al giorno d'oggi, ma non è quella, perché io mi considero sicuramente bravo, ma anche fortunato, nel senso che ho colleghi eccezionali che fanno effettivamente fatica a vivere di musica. Io per fortuna me la cavo direi bene, quindi non è sicuramente legato a quello le mie perplessità riguardo diciamo, alla figura del concertista in particolare, la figura del concertista classico.
Però Perché che ecco. abbia poco, cioè nel futuro che sia poco sostenibile, eh? No, non tanto quello, sai, quando, a parte che generalizzare diventa veramente difficile, perché sono anche discorsi molto personali. Però ecco, sicuramente il concertista classico, perlomeno nel modo in cui l'ho sempre inteso, nel modo in cui l'ho sempre inteso, è una persona che nel momento in cui accetta di fare quello e di fare solo ed esclusivamente quello, quindi di spingere sull'acceleratore per un numero imprecisato di anni, ovviamente è una persona che deve mettere in conto una forte dose di solitudine, pressione, stress, e ripeto, quello che dà la musica è impagabile. Io ogni giorno ovviamente me ne rendo conto, soprattutto in questa mia fase un pochino più adulta, mi rendo conto che è impagabile la fortuna di poter nutrirsi davvero di quel che esce da questo strumento o da altri altrettanto meravigliosi. Però ecco, al contempo a volte, ad esempio una tournée, sai, io fin da piccolino ho detto, dopo aver cominciato a suonare il pianoforte, mi dicevo vorrei fare il concertista, ma la verità è che uno non sai cosa significa fino a quando non provi. Non fai, certo. E non è come le persone, come tante persone, anche come tanti magari pianisti si aspettano. L'ultima che ho fatto di un mese di 22 giorni. Ho preso 18 voli in 22 giorni e non voli da un'ora, Mamma. voli anche da 5-6 ore e ho dato in 22 giorni 11 concerti più di 150 ore di masterclass, quindi fatti due calcoli Mia. e una dozzina di seminari. Ha veramente voluto dire, io fin da piccolo dormo. Un po' forse per indole, un po' perché ho sempre avuto un sacco di cose da fare, ho sempre dormito pochissimo e credimi che se non fossi stato abituato a vivere in carenza di sonno, avrei iniziato a vomitare dopo 3 giorni di tournée, perché si hanno dei ritmi che sono al limite del disumano. Fondamentalmente vuol dire che io ho dato 8 ore di masterclass ogni giorno, giorno sì, giorno no. Ho preso un volo, se non due, quando c'era da collegare, più fatto un concerto e a volte anche un seminario di 4 ore. E questo per 22 giorni di seguito, dormendo una media di 3 ore Certo. Senza contare chiaramente la preparazione che ho dovuto fare prima di tutto questo, cioè notte. Senza considerare la preparazione, sì, senza considerare che una volta atterrato a Malpensa alle 6:30 sono corso a Orio, a Bergamo, per prendermi l'aereo dopo 3 ore per andare a insegnare in Conservatorio Taranto, ad esempio. Quindi, no, quindi ecco, insomma, sinceramente a volte adesso che insegno, sai, mi capita di incontrare dei ragazzi che sono anche talentuosi, ma non hanno questa indole al sacrificio e alla fatica. E per l'amor del cielo, fare il musicista, ci sono migliaia di declinazioni nel fare il musicista, Certo. assolutamente. Però ecco, penso anche che uno debba essere totalmente consapevole di quel che, almeno del percorso che voglia intraprendere. Quando a volte sento miei studenti dirmi io vorrei fare il concertista e poi mi dicono non ho potuto studiare perché ho avuto il raffreddore. Anzi, Ok. stai scherzando? Cioè, ecco, bisogna anche capire che, ecco, per quello ho a volte delle remore riguardo al concertismo, perché siamo abituati ad osannare queste superstar internazionali, ma a volte non le conosciamo nell'intimità. Io ho avuto anche la fortuna di conoscerne diverse e di trovarmi anche in situazioni che mi hanno creato una sorta di magone non indifferente, perché ecco, non è
luci, riflettori, come sembra. Ci sono tante componenti che hanno a che fare con la solitudine, con la pressione, con lo stress, con la lontananza dei propri cari, Certo, ma è forse la componente che a volte più mi mette in crisi, capisco. perché non è facile stare lontani dalle persone a cui si vuole bene per un Certo. mese intero, dando magari la buonanotte tramite Skype per un mese intero. No, chiaro. A proposito di questo, volevo farti una domanda, sempre se non è troppo personale, mi dici tu, al massimo ci stoppiamo e facciamo un'altra. Sono un libro aperto, proviamo. No, ho visto che proprio ti sei completamente aperto, è molto, molto bello. E visto che sei entrato nella classifica dei 10 pianisti più belli al mondo. L'altro, finalmente avete l'opportunità di vedere che non è assolutamente il caso. Ecco, un pianista come te che gira il mondo, tournée dalla parte occidentale, orientale, come si può, se si può, avere una compagna fissa? Cioè, nel senso, è difficile, presumo, appunto per questa cosa qui della solitudine che dicevi tu, poi del fatto che non ci si riesce mai a vedere. Cioè, come funziona? Ma no, allora, a parte che, ma quante minchiate posso sparare in questa intervista? Posso andare avanti? No, allora, io devo dire, allora, sinceramente, fino a un certo punto della mia vita, io proprio, è un po' triste da dire, ma proprio non ho mai, fino a un certo punto della mia vita, non ho voluto coscientemente avere relazioni. So che è terribile da dire, L'importante è essere sicuri di cosa si vuole. sì, ma ripeto, ero talmente concentrato su quel che stavo facendo che ricordo le prime volte, cioè le prime volte con cui esci con qualche ragazza, ricordo che mi capitava di pensarle anche solo un istante il giorno dopo. E il fatto che io percepissi di essere distratto anche solo un minuto durante lo studio faceva sì che non volessi rivederle. Diciamo che era una follia. Questo fino a una certa età. Devo anche dire che fino a una certa età non è che avessi grande successo con le donne. Non che adesso ne abbia, però fino a una certa età ero veramente. Ma non saprei. Ero brutto, non lo so, ripeto, non che sia bello adesso Sì, assolutamente. diciamo che No, non davi neanche la possibilità perché eri. probabilmente passavo anche proprio per il classico nerd che non aveva nessun altro interesse né piacere. E poi sai, le ragazze a 13 anni sono più attratte dai bulletti o dai non dai bulletti o comunque dal ragazzo che ne so, diverso, non ecco dal pianista che studia tutto il giorno, Da in rapper. particolare Chopin, che studia Chopin, Schumann, Beethoven, Mozart. Ma. E poi chiaramente anch'io ho avuto il sacro richiamo, stavo scherzando. No, ovviamente poi anch'io ho iniziato a frequentare ragazze. Ma io adesso ho una relazione della quale in realtà sono veramente felicissimo. E ne ho avute di relazioni serie, in realtà solo due. Questa è la seconda. Ho avuto sì tante relazioni, ma poi anche per impossibilità portarle avanti. Diciamo che fino a un certo punto della mia vita le mie relazioni più lunghe duravano 2 settimane vedendosi nei weekend. E ripeto, un po' anche per impossibilità, Sì, no, sai, certo, è anche da tanti anni che mi muovo. Ultimamente è veramente un po' i quattro capi del mondo, però fin da giovane mi capitava ad esempio di prendermi la cotta o la sbandata per la ragazza che stava a Cagliari piuttosto che stava lontanissima, quindi era proprio anche impossibile perché
per dire, al liceo, a parte che non frequentavo nessuno, neanche, non avevo, io pensavo, la verità è che ero un cacchio di nerd. Tutto il più mi arrivavano i messaggi della Wind sui vecchi Nokia e basta, mi chiedevano, ogni tanto venivano i messaggi della Wind per chiedermi di cambiare operatore. Nel senso, ma era colpa mia perché allontanavo tutti, sai, quando anche i tuoi amici ti chiedono 10 volte di uscire con loro a bersi una birra e tu gli dici di no, a un certo punto smettono giustamente di chiederti di uscire a bere una birra. Ma io, sai, ero proiettato verso il futuro, fin da piccolo sono stato, cioè, quando prima mi hai chiesto come facevo a lavorare così tanto, c'erano due cose. Uno era il mio desiderio di... Non era tanto legato a me, ma era qualcosa di... un desiderio legato al fare qualcosa di bello, in generale. Penso che quando uno faccia qualcosa di bello, in qualche modo, sai, adesso dirò una banalità, ma il mondo è un posto veramente complicato, a volte triste, a volte malvagio e se ognuno nel proprio piccolo riesce a fare un qualcosa di bello, ma il qualcosa di bello non è necessariamente l'esecuzione di una sonata di Beethoven, io parlo anche di piccoli gesti, se ognuno riesce a fare un qualcosa di bello tale da ispirare gli altri a fare altrettanto, penso che sia l'unico modo per rendere questo mondo un posto migliore. Quindi sicuramente uno era questa idea un po', forse un po' anche idealizzata, idealistica, ma un po' era questa idea. E l'altra idea era anche, e non lo nascondo, anche se può farmi passare per una persona forse un po' troppo maniaca del controllo, però io fin da piccolo mi proiettavo ai miei 30 anni. E sì, e devo dire che il mio obiettivo era avere una bella qualità della vita dai 30 anni in poi. E quindi so che ti sembrerà strano, ma a 9 anni, invece che dire, ah, io esco tutto il pomeriggio a giocare, pensavo, aspetta, io voglio che la mia vita dai 30 anni ai 75 o 80 sia qualitativamente molto bella. Bello, E bello, un bel pensiero. lavoravo in funzione di quello. E questa mentalità fa parte del tuo DNA o hai avuto delle influenze familiari, zii, fratelli, se ne hai, non so. Allora, io vengo da siamo una bella famiglia unita, siamo 4 fratelli maschi. E i miei genitori sono sempre stati molto presenti, molto presenti. E quindi sicuramente vengo da un contesto familiare fortunato. Poi chiaro, come tutte le famiglie ci sono difficoltà, e, insomma, sono sempre, ad esempio, vabbè, adesso ripeto, adesso non voglio andare troppo sul personale, ma ad No, esempio certo. io dai 15 anni in poi non ho più ricevuto un solo euro dai miei genitori, quindi dai 15 anni in poi ho provveduto a me in tutto e per tutto, dai vestiti ai corsi di studio, alle lezioni private, e non è stato facile. Adesso ho vinto parecchi concorsi pianistici nazionali e internazionali, ma era un'esigenza per me. Cioè io vivevo dei premi, delle borse di studio e non me ne vergogno, a volte mi capita di raccontare, quando facevo i concorsi, quelli in Italia, a me capitava di partire in macchina, dormire in macchina la notte per la prova eliminatoria e la semifinale, perché i concorsi finché non li si vince sono un investimento di denaro, un esborso di denaro. Immagina una situazione con me in macchina come uno stronzo in un sacco a pelo d'inverno, magari con 2 gradi sotto zero, mi mettevo la sveglia ogni ora per svegliarmi, accendere la macchina, fare il giro dell'isolato per scaldarla un po' e tornare a dormire un'altra ora. E così, e poi magari la mattina dovevo alzarmi alle 9 e suonare 2 studi di Chopin in mezzo ad altri cinesi e russi incazzosissimi che volevano farmi fuori. Cioè, Che scena incredibile.
Quindi ecco, diciamo che un po' è stato, sicuramente ce l'ho nel DNA, ripeto, ad esempio io quando vado a correre, io adoro correre e sono anche discretamente veloce e quando vado a correre anni fa mi allenavo sui 400 metri e quasi tutto, alla fine di quasi ogni allenamento vomitavo. Perché esageravo, però ecco, però sono arrivato a correre i 400 metri in 49 secondi, tieni conto che il record italiano è solo di 2 o 3 secondi più basso, quindi non è, credimi, è molto 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 veloce, al limite del professionismo. Quindi è un po' tutto, da un lato sono psicopatico io, forse le mie esperienze di vita mi hanno portato anche a essere molto molto determinato. Ti dirò, forse in questo periodo della mia vita sono quello in cui sono un po' più fancazzista, paradossalmente. Perché stai raccogliendo comunque i frutti del durissimo lavoro che hai fatto fino adesso. No, sì, un po' perché adesso la mia vita è un po' più complessa per varie ragioni e vari aspetti. Adesso Sì. non elencarli, forse non è il caso, però ecco, un po' è sicuramente per quello e un po' è anche però perché ho seminato veramente tanto negli anni passati e in qualche modo ne sto raccogliendo i frutti. Ripeto, non è solo merito, io sono consapevole che ci sia anche una. Adesso, vuoi chiamare, non so se chiamarla fortuna, poi sai, uno la fortuna se la procura anche. Non demordendo, continuando, cercando di creare le situazioni per avere fortuna. Però ecco, mi considero sicuramente fortunato ed ecco, insomma, quindi diciamo che adesso nei miei 30 anni sto un po' raccogliendo i frutti. Però ecco, quello che sicuramente posso dirti che non mi manca è il mio tasto switch. Cioè, nel senso, devo ammettere che negli ultimi mi sto tra virgolette godendo un po' più la vita. Poi, ripeto, tutto è relativo, Certo. nel senso, ad esempio, io amo viaggiare, amo veramente viaggiare e quindi lavoro come un matto per periodi magari anche prolungati e poi magari mi concedo delle vacanze lunghissime anche di 2 mesi, perché appunto. Su quello ci lavoro ancora quotidianamente, mi è un po' passata l'ossessione delle 11 ore tutti i giorni al pianoforte, ci ho dovuto lavorare. Però ecco, è il risultato finale di un percorso. E ciò nonostante ho il tasto switch, cioè io so che quandunque ne ho bisogno, chi ha il tasto switch e io torno un soldato, perché lo so. Fantastico, Fantastico. Io veramente ti ringrazio per aver condiviso tutte queste cose personali e anche proprio di vita vissuta e si vede proprio che tutto l'insieme di queste cose che ci hai raccontato oggi hanno formato la bellissima persona che sei oggi. Veramente ci fossero più ragazzi determinati che sanno quello che vogliono piuttosto che fancazzisti e persone che cambiano bandiera ogni 2 secondi, poi per carità, mai giudicare, ci siamo passati tutti, però insomma, quando si incontrano persone valide di valore, te ne accorgi subito perché fanno sempre Io quello più che altro i ragazzi giovani sono un po' anche i discorsi che faccio agli studenti, no? Ai miei studenti, ai miei allievi, o anche semplici ragazzi che mi capita di incontrare. Dico sempre che cioè, la vita nel 2020 è molto più facile rispetto ovviamente a adesso, è molto più facile. 1920. Però è veramente molto più complicata rispetto sicuramente all'epoca dei cosiddetti boomer dei nostri genitori, no? In cui, cioè, mi ricordo negli anni 80, no, non posso ricordarmi, però negli anni 80 c'era veramente questa
sensazione che tutto fosse possibile, e tutto, cioè, sai, era molto anche più semplice. Faccio, studio, finisco, ho un lavoro, no? Sì, vero, vero, vero. Al giorno d'oggi non funziona assolutamente più così. No. E bisogna essere assolutamente, bisogna imparare ad essere, sì, essere in grado di essere camaleontici, bisogna imparare a, sì, a, anche a, tra virgolette, ad adattarsi, e soprattutto so che, ma non c'è tempo da perdere, nel senso che io penso che sia importante capire cosa ci appassioni, cosa davvero amiamo, e poi dare anima e corpo per quello, perché penso che sia l'unico modo al giorno d'oggi per riuscire ad avere una bella qualità della vita. E non mi riferisco assolutamente ovviamente agli aspetti economici, io proprio parlo, per me qualità della vita vuol dire alzarsi e avere entusiasmo per quello che si dovrà fare nel resto della giornata. Certo. Vuoi questo che sia fare il musicista o fare qualsiasi altra cosa? Perché ripeto, forse io rispetto ad altri musicisti classici sono meno fanatico. A volte esco con musicisti classici, talvolta divertentissimi, con quali mi spacco dalle risate, e altre volte esco con musicisti classici che sono una pippa. Parlano solo di quello, parlano solo di quello. E poi sanno a memoria, magari faccio una gaffa perché anche è il caso tuo, sanno a memoria l'opera e il numero di ogni sonata, di ogni compositore. È una roba allucinante. Oh, per l'amor del cielo, va benissimo la cultura, però effettivamente ci sono, ho tanti amici che secondo me si perdono tanti aspetti altrettanto importanti della vita. Però ecco, quindi ciò nonostante dico, è importante godere tutte le sfaccettature della vita, ma anche essere lungimiranti, perché al giorno d'oggi trovate quello che amate e dateci anima e corpo. Non importa quanto ci mettete a trovarlo, ma una volta trovato, date tutti voi stessi, perché è l'unico modo per ritrovarsi poi una volta da adulti a fare qualcosa che ti riempie le giornate in modo positivo. Quindi quello è, credo che sia molto 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 importante, e in un contesto come quello odierno, in cui è difficilissimo essere concentrati, e credimi che lo percepisco anche su me stesso, al giorno d'oggi è veramente difficile stare concentrati su un qualcosa anche solo per un'ora di seguito, perché ci sono le mille notifiche, le mille alert, c'è quello. Io conosco ragazzini, adolescenti, che passano ore al giorno a vedere altri ragazzini giocare ai videogiochi, per l'amor del cielo. Ma diventa difficile, quindi trovate quel che vi fa stare bene, che amate, e poi dateci tutto voi stesso. Perfetto, perfetto. Cristian, volevo solo dire una cosa, visto che è un po' una rarità, nel senso che nei prossimi 18 mesi ho concerti un po' tutto il mondo, in masterclass in tutto il mondo, ma non ho fondamentalmente nulla in Italia. Però quest'estate darò la mia prima masterclass in Italia. Wow. Sarà sul lago di Iseo, in una location unica per bellezza, e sarà anche organizzata, credo, spero, in modo molto efficiente. Ci saranno addirittura 12-15 aule studio, ognuna con un pianoforte verticale e un pianoforte a coda, o un pianoforte a coda. E la location è veramente bellissima, ci sarà ovviamente l'opportunità di lavorare con me, visto che ci E il saranno mese? Lo sai già il mese? sarà dal 3 al 9 agosto del 2020, e poi magari ti mando qualche Assolutamente sì. e no, siccome ci sono anche tanti tanti pianisti italiani, ma ci saranno anche, penso, diversi studenti dall'estero, io ecco, tra i ricordi più belli
Tra i ricordi più belli che ho nella mia giovinezza, nella fase in cui ero studente, sicuramente ci sono le masterclass, anche perché poi detto francamente, ragazzi, di solito si cucca tantissimo nelle masterclass. Quindi, no, a parte gli scherzi, quindi sarà, cioè no, non è uno scherzo, però ecco, oltre a quel lato, sarà un piacere per me lavorare con chiunque voglia venire. Lavoreremo sicuramente intensamente e ci sarà, oltre alla possibilità di fare lezioni con me, anche quella ovviamente di confrontarsi con tutti gli altri studenti, anche con scuole pianistiche diverse, cosa importantissima. Ed essendo poi anche la stessa struttura ad ospitare tutti, sarà bellissimo ritrovarsi poi a parlare Certo, uscire la sera. la sera, e c'è la possibilità di andare sul lago di Iseo, ma anche in tutte le città attorno, e in fondo è vicinissima a Milano, al lago di Garda, che è meraviglioso d'estate, anche a Verona è a un'ora di treno neanche. No, hai fatto benissimo a dirlo, anzi, se poi i ragazzi che guarderanno questo video vorranno avere maggiori informazioni, suppongo che possano contattarti su Instagram a questo punto. Assolutamente, assolutamente sì. Va benone, io ti ringrazio veramente per il tempo che hai dedicato, spero che sia stato un tempo piacevole da passare. Sicuramente. E bene, grazie ancora e salutiamo tutti insieme Niccolò Ronchi e alla prossima. Alla prossima. Ciao Ciao. ragazzi.